Amici sportivi di FuturaChannel.it, benvenuti al primo appuntamento con Futura Sport, il nostro approfondimento che si rinnoverà ogni venerdì settimanalmente con tutte le realtà sportive del nostro territorio. Oggi parleremo di calcio, calcio 5, basket e anche pallavolo. Con il calcio, il campionato di promozioni, il Bagheria, città delle ville, tornato alla vittoria nell'ultimo turno, avendo battuto il Sinagra per 3-1 con reti di Mineo, il Centineo su rigore e Delisi per gli ospiti in gol Ranieri. Con questo risultato il Bagheria, città delle ville, risale alla classifica e ora pensa dunque al prossimo impegno che la vedrà ospite sul campo di Gioiosa Marea contro una formazione che sta cercando di tirarsi fuori dai bassi fondi della graduatoria. Noi abbiamo ascoltato tramite il nostro Giulio Galioto l'allenatore del Bagheria Città delle Ville, Marco Mineo. Ascoltate. Marco, domenica è arrivata una bella vittoria, sudata ma meritata. Sì, secondo me è stata una vittoria meritata per quello che abbiamo espresso in campo, per le occasioni avute e per come abbiamo interpretato la partita. Dopo il vantaggio abbiamo preso gol per un infortunio su un fraseggio troppo fraseggio, e quindi, però poi siamo riusciti a portarla a casa e credo che sia meritato, e credo che questi tre punti erano importanti per noi e per il Bagheria in generale. Il Bagheria ora si traveste con un altro ruolo, deve guardare per un ok playoff, sempre guardando quello che succederà fra Gerace e Ganci, però guarda caso dovrà incontrare nelle ultime quattro partite tre formazioni che lottano per evitare i play-out, fin da sabato prossimo, quando andremo a incontrare fuori casa la Gioiosa. Sì, qualcuno dice che il nostro calendario adesso è più facile, invece io dico che è molto più difficile. Sono tutte partite molto molto ostiche, incontriamo delle squadre che si devono salvare, sono tre squadre che hanno necessità di fare punti, quindi proveremo a fare le partite giuste noi, perché noi pensiamo ad arrivare più in alto possibile, e poi quello che sarà, se tra Geraci, Ganci, tra la Coppa, tra campionato, si vedrà. Ma intanto l'obiettivo deve essere per forza quello del terzo posto, siamo a due punti, e credo che essere a due punti dal terzo posto in questo momento della stagione ci avremmo messo la firma all'inizio. Certo, poi guardando magari i punti persi per strada ancora di più viene il rammarico, penso soltanto alle partite con l'Iniziativa, con il Real Finale, tanto per citarne qualcuna. Tu ne citi due, io ne potrei citare tante, però quest'anno ci sta servendo per capire bene la realtà della promozione, che è completamente diversa da quella della prima categoria, e quindi sicuramente ci serve da esperienza, ed era quello che ci eravamo prefissati all'inizio, quindi fare un campionato di vertice comunque, nonostante tutto, credo che sia un ottimo viatico per la prossima stagione. E poi chissà, dico, c'è questa piccola speranza di fare i playoff e noi ci dobbiamo tentare, chi lo sa. E speriamo un giorno di tornare su questo campo che abbiamo alle spalle. Guarda, io ti dico che con il fatto di che sono cominciati dei lavori che possono permettere di giocare anche in un piccolo spazio, anche per 200 persone, per 150 persone, ma ritornare a giocare al comunale. In due anni ne ho fatto due panchine sempre a porte chiuse al comunale, dico, fare una panchina al comunale a porta aperta è il mio sogno, quindi è ovvio che non è la stessa cosa di quando c'era questa tribuna meravigliosa aperta, però è sempre un inizio, il comunale è il comunale e credo che per tutti sia così, e il nostro deve essere questo il punto di partenza. Avere il comunale per noi è troppo importante e di sicuro ci può dare una grande spinta per il futuro. Concludiamo facendo gli auguri al tuo centravanti, avrai un centravanti ingegnere, dico, non è cosa da poco. No, credo che è difficile da trovare, però io direi, faccio tanti auguri a Peppe che domani, Peppe Mineo, che domani si laurea, e sono contento, è un ragazzo veramente veramente a modo e sono molto contento per lui, e avere un laureato in squadra non è facile, mi devo impegnare molto di più a comunicare con lui. È una nuova
nuova figura è entrata a far parte del Bagheria, città delle ville, che stiamo parlando appunto di Giuseppe Riccobono, che ha appena conseguito a Milano l'attestato al Corso Nazionale Osservatori Calcistici Italiani. Noi lo abbiamo intervistato nel suo nuovo ruolo di scouting nel Bagheria. Mi sa che i giovanissimi, al pari degli allievi della Juniors, stanno facendo la loro bella figura quest'anno. Beh, direi proprio di sì. Innanzitutto perché sono comunque primi in classifica e diciamo che solo questo già basterebbe per giustificare la buona annata. E inoltre perché soprattutto quello che preme a me è che giorno dopo giorno vanno dimostrando sempre un miglior gioco, una migliore tecnica, una migliore condizione fisica, merito soprattutto anche del mister Lopipero che sta facendo un grandissimo lavoro. E perché no, cresciamo anche di numero, il che per un settore giovanile diciamo che è fondamentale, anche se vogliamo continuare a fare sempre meglio. Appunto, perché vogliamo continuare a fare sempre meglio, quindi in prospettiva futura questi giovanissimi, tu che margini di miglioramento pensi che abbiano questi ragazzi? Guarda Giulio, se continuano così enormi, abbiamo veramente, ho visto miglioramenti in tutti e... Ovviamente c'è chi più, c'è chi meno, ma abbiamo già anche una buona base per poter ripartire con gli allievi regionali, perché abbiamo parecchi 2003 che il prossimo anno saranno allievi e che possiamo tranquillamente integrare nel nuovo gruppo. Per quanto riguarda il 2004 stanno lavorando, stanno crescendo bene e sicuramente il prossimo anno si faranno trovare prontissimi, sia se saranno in un campionato provinciale, sia, come spero, se riusciamo a vincere il titolo e quindi saranno anche loro regionali. Ma detto sinceramente, ti aspettavi di essere primo in classifica con i giovanissimi? Allora, sinceramente no, perché comunque il gruppo era in linea di massima quello dell'anno scorso, dove sono cresciuti parecchio, ma che non avevano dimostrato ancora quello che stanno dimostrando quest'anno. Quindi sono molto sorpreso e ripeto, un grandissimo lavoro di mister Lopipero, perché comunque la crescita esponenziale dei ragazzi è soprattutto merito suo. E dal calcio passiamo al calcio a 5 con in primo piano sempre il Bagheria, che sabato 17 alle 17 qui al Pala dalla Chiesa affronterà l'Enna in un'importantissima sfida, quella che rappresenta l'ultimo atto prima dei quarti di ritorno di Coppa Italia contro l'SD Sefa Molfetta, gara che all'andata a Bagheria si è chiusa con un pari, un 3-3 pirotecnico. E grande protagonista è stato anche il basket con l'Eagles Basket, allenata da coach Flavio Priulla, che ha aperto con una bella vittoria i suoi playoff di Serie C Silver, un 82-56 con il quale è stata regolata il Cocuzza San Filippo del Mela, gara 2 in programma sabato a San Filippo del Mela, dunque nel messinese. Noi abbiamo intervistato l'ala dell'Eagles Basket Sandro Listone, che ha parlato così di questo importantissimo impegno che potrebbe già decretare la semifinale per i biancorossi. Con tutte queste mancanze diciamo che è stata ancora più difficile la partita. Ora vedremo sabato se tornerà qualcuno di loro, però noi comunque dobbiamo fare il nostro percorso senza cali di tensione o cose del genere comunque che sono successe domenica. E nulla, dobbiamo cercare di rimanere concentrati soprattutto per le fasi successive, che sarà senza, soprattutto senza assenze, senza cose, sarà sicuramente molto più impegnativa, no? Da parte tua c'è stato un periodo non felicissimo a livello fisico, hai subito un piccolo infortunio nel fine di stagione regolare, come stai adesso? Sei rientrato in campo comunque su livelli accettabili, non accettabili sicuramente per te, che chiedi molto da te stesso? Beh, certamente io sono partito da novembre molto infortunato, tra dita, gomiti, ginocchia, cioè l'ho avuto la qualsiasi quest'anno, insomma è stato nel pieno della condizione fisica, mi sono dovuto sempre sacrificare, comunque sempre cercare di dare senza, capito, in condizioni diciamo non perfette, ora sto cercando comunque di recuperare al meglio, ora sembra un attimo che mi sto riprendendo un pochino, anche se è sempre difficile, comunque mi devo giocare col limitatore, però
speriamo di, per le fasi successive, per le fasi più importanti, di riprendere quel benessere fisico, in modo che io riesco a rendere al meglio senza preoccuparmi di altre cose. Con il massimo rispetto ovviamente per il Cucuz, l'obiettivo sicuramente è quello di chiudere la serie di quarti con gara 2 sabato e senza passare ovviamente da gara 3. Vabbè, già sarebbe diverso, cioè nel senso che sabato, dobbiamo vincere sabato in modo che la prossima settimana possiamo riposare, soprattutto riprenderci dagli acciacchi, un attimo concentrarci su noi stessi per la gara successiva, preparare tecnicamente meglio la fase successiva e nulla, cioè nel senso partire in questo modo già sarebbe come un vantaggio, diciamo. E chiudiamo con il volley, parlando del volley Villa Abate, che al palazzetto dello sport di Altavilla Milicia fa doppia festa. La prima per la vittoria ottenuta sulla Junior San Cataldo per 3-1, la seconda ancora più grande per aver raggiunto così la matematica salvezza, nonostante l'inizio di stagione abbastanza travagliato. La gara giocata a nervi tesi da entrambe le formazioni, consapevoli naturalmente dell'importanza della posta in palio, non ha regalato grandi momenti, ma ha premiato la squadra che ha, diciamo così, sbagliato meno, appunto il volley Villa Abate, che raggiunge così quota 14, relegando proprio San Cataldo a 5 punti. Abbiamo intervistato mister Sciortino e l'allenatore Ennio Chiavetta dell'RCIS Volley Lab Termini Imerese, squadra incontrata in amichevole proprio da Villa Abate questa settimana. Sentiamo. Questa sera siamo qui con gli amici del Termini per fare un amichevole. Molto importante per noi il rapporto con le altre società, soprattutto con Ennio, che sta facendo un grande lavoro anche di rinascita sul territorio di Termini Imerese, anche se ci sono altre squadre. Devo dire che per noi è fondamentale, avendo raggiunto già la salvezza, abbiamo raggiunto il quart'ultimo posto, abbiamo agganciato il San Cataldo. Settimane prossime abbiamo una partita complicata fuori casa, anche se sono gli ultimi in classifica a Troina. Basta vincere quella per poi giocarci tutto dentro casa contro il Pedara per concludere in bellezza il campionato e raggiungere metà classifica, che per noi sarebbe un grande risultato e un sogno. Volevo ringraziare anche l'amico Ennio, perché è un grande tecnico, una persona che vive di pallavolo. Ho avuto anche il piacere di averlo come atleta, quindi è una persona a cui tengo moltissimo, e quindi questa sera giocare contro di loro è un grande piacere. Io ho giocato con lui almeno una quindicina d'anni fa. Sono anch'io onorato di intraprendere questo rapporto con Biagio, perché è una persona splendida, una persona anche lui che pallavolo ne mastica da forse ancora manco ero nato io, quindi diciamo è sempre bello parlare pallavolo con lui. E niente, anche noi stiamo facendo un campionato di prima divisione, siamo attualmente primi in classifica e abbiamo un incontro importante sabato prossimo a Castelbuono. E abbiamo fatto, siamo al giro di boa, stiamo iniziando il girone di ritorno e speriamo di mantenere, anzi di incrementare questo vantaggio con la seconda in classifica. Faremo, spero, altre amichevoli con Biagio, per ora le abbiamo fatte. La cosa che però stasera manca è una, e so che noi abbiamo un'abitudine, è quella di portare i pasticcini e poi alla fine festeggiare insieme dopo l'amichevole, ma ci rifaremo sicuramente, perché ci saranno altre occasioni, perché a noi importa anche fare sport sano, cioè importa comunque l'amicizia, non soltanto la vittoria a fine campionato o la salvezza, perché possiamo anche perderle tutte le partite, ma la cosa più importante è comunque i valori dello sport devono essere al primo posto. Volevo aggiungere semplicemente che c'è un torneo importante il 15 di aprile a Termini Imerese, ci sarà un quadrangolare, quindi speriamo anche di vedervi lì con la vostra camera per diffondere al meglio questo sport, che secondo me ha necessità di essere rinvigorito da giovani forze. Quindi grazie anche a voi per la presenza. Per questo appuntamento con Futura Sport è tutto, noi vi rimandiamo come sempre a futurachannel.it per tutte le news, non solo sullo sport ma anche sulla cronaca e l'attualità. L'appuntamento con Futura Sport torna venerdì prossimo, arrivederci.